Bentrovati a questa nuova edizione di Golfo News. Guardiamo subito i titoli delle principali notizie di oggi. Ad Aprilia, mistero sulla morte di una donna. A Mondragone, invece, sempre una donna è stata assalita mentre dormiva e sono stati rubati 20.000 euro. A Formia, invece, tre famiglie sfrattate dal comune dopo l'esplosione e ora anche la paura di non sapere dove andare. Sud Pontino invece c'è un'emergenza, acqua inquinata, divieto di acqua potabile per 5 comuni. E a Latina invece un'ambulanza in ritardo ed è stato rimandato a giudizio un operatore del 118. A Gaeta, tribunale, ancora sciopero degli avvocati, un'altra settimana appunto di sciopero e astensioni dalle udienze. Regione Lazio invece, Confconsumatori vuole chiarezza sull'utilizzo alla regione dei soldi pubblici. E chiudiamo con Latina, il mese di ottobre, si tinge di rosa, parte la campagna di, sensibilizzazione contro il tumore al seno. E partiamo da Aprilia, è mistero sulla morte di una donna. Una donna è stata trovata morta nella sua casa di Aprilia, in via, Mascagni. La donna di 35 anni soffriva di problemi, psichiatrici. I familiari stamani intorno alle 7 avevano chiesto uno specifico farmaco al 118 che però, non era possibile somministrare in quanto non c'era un medico sul mezzo di soccorso. La famiglia avrebbe rifiutato il trasporto in ospedale. Ma poi la donna si è aggravata, intorno alle 10 il 118 è tornato sul posto constatando il decesso che dovrà ora essere chiarito. Si ipotizza una somministrazione di farmaci sulla quale saranno effettuati accertamenti e quindi la salma è a disposizione del magistrato che dovrà chiarire le circostanze di questa morte. E sempre violenza sulle donne, parliamo di una donna di 80 anni che a Mondragone stava dormendo ed è stata assalita e poi derubata di 20.000 euro. Notte di terrore quindi per un'anziana vedova di 80 anni di Mondragone, tre malviventi l'hanno assalita mentre stava dormendo, picchiata e poi le hanno ordinato di restare a letto, di coprirsi gli occhi con le lenzuola. I malviventi hanno rovistato in tutto l'appartamento, hanno trovato soldi, forse i risparmi di tutta una vita, pensate 20.000 euro e sono ovviamente fuggiti. Subito dopo, avvertiti dall'anziana, sono arrivati i carabinieri. La donna sotto forte shock è stata curata dai medici, ma le sue condizioni sono per fortuna buone. Non è da escludere però che il basista della rapina sia qualcuno che ben conosce l'anziana e adesso sono aperte le indagini su questa vicenda. E ci spostiamo su Formia. Tre famiglie sono state sfrattate dal comune dopo l'esplosione e anche adesso la paura di non sapere dove andare. In mezzo a una strada o al massimo a dormire in un'automobile per chi ancora la possiede. Questa è l'unica soluzione che il sindaco di Formia, Michele Forte, dopo una settimana ha trovato per le quattro famiglie sfollate a causa dell'esplosione di una bombola di gas di un edificio a via Madonna di Ponza a Formia. Ieri mattina, a firma del primo cittadino, è arrivata la comunicazione di sfratto dall'albergo Baiamar, comunicato che a far data da mercoledì 17 ottobre il comune di Formia non provvederà più al pagamento delle spese relative al soggiorno presso l'albergo Baiamar delle persone ospitate a seguito dell'esplosione avvenuta in data 7 ottobre. Questo c'è scritto sulla lettera inviata anche all'albergo e al prefetto. Ed è ancora una volta emergenza idrica nel sud Pontino, divieto di acqua potabile per 5 comuni. È da ieri scattato il divieto di uso di acqua potabile per 5 comuni che riguardano circa 50.000 persone del sud Pontino, interessata in parte Formia insieme a Spigno Saturnia, Minturno, Santi Cosma e Damiano e Castelforte. La società Acqualatina responsabile del servizio ha affermato che ieri è partito questo problema.
legato probabilmente alle piogge degli ultimi giorni che hanno indotto la torbidità della fonte di adduzione, ma in realtà già da mesi la società Acqua Latina aveva detto che l'impianto ha delle disfunzioni strutturali che con la pioggia ovviamente si accentuano. Ricordiamo che i comuni interessati sono Minturno, San Cosma e Damiano, Castelforte e in parte Formia e Spigno Saturnia, e continueremo a seguire anche questa vicenda. A Latina invece sarà processato l'operatore del 118 che è indagato per la morte di Anna Maria Saltarelli, la 49enne deceduta, pensate, 3 anni fa, ma ancora è in corso questa causa, visto che la donna è morta proprio mentre attendeva l'ambulanza, che è arrivata con 43 minuti di ritardo dopo la chiamata. L'operatore del 118 è stato rinviato a giudizio per appunto aver commesso questo errore e il processo inizierà a gennaio. E restiamo in tema di giustizia perché è prevista un'altra settimana di sciopero per gli avvocati del Sud Pontino, in particolare questa è la lotta dedicata alla salvaguardia del Tribunale di Gaeta. A difendere gli avvocati scende in campo anche il presidente del PD, del capogruppo del PD, Giorgio De Marchis. Il Tribunale di Gaeta deve essere riannesso al sistema giudiziario pontino, dichiara De Marchis e continua dicendo: penso che sia arrivato il momento per tutte le forze politiche che hanno a cuore i problemi del capoluogo e del territorio pontino di scendere in campo a sostegno dell'azione che stanno promuovendo gli avvocati. De Marchis ha poi chiesto un consiglio comunale straordinario sulla crisi che sta investendo anche la giustizia. E rimanendo in tema di regione, scandali e tutta la vicenda che riguarda anche lo scandalo Fiorito, ora la Confconsumatori vuole chiarezza sull'utilizzo dei soldi pubblici. Ha chiesto alla Regione Lazio, la Confconsumatori, di rendere pubblici tutti gli importi delle somme erogate ai gruppi consiliari dal 2010 fino alla data odierna. Sin da ora, afferma l'avvocato Barbara D'Agostino, presidente di Confconsumatori Lazio, è importante che tutti gli utenti e contribuenti prendano coscienza dei loro diritti ed invita tutti i cittadini ad aderire alla richiesta della restituzione di tali somme da parte dei gruppi politici della Regione Lazio. Questo potrà essere fatto inviando, ogni cittadino può collegarsi sul sito del gruppo del Consiglio regionale del Lazio e aderire a questa proposta. E chiudiamo con Latina, che si tinge di rosa per il mese della sensibilizzazione contro il tumore al seno. Anche in provincia di Latina ottobre si tinge di rosa, puntuale come ogni anno torna infatti Nastro Rosa, la campagna di sensibilizzazione contro il tumore al seno promossa in Italia da LILT, Lega Italiana Lotta ai Tumori. La LILT Pontina, all'interno della quale operano come volontari anche numerosi medici del Santa Maria Goretti di Latina, prosegue quindi il suo lavoro non soltanto curando e assistendo le donne, ma diffondendo anche la cultura della prevenzione. Così per il mese di ottobre sono state programmate 4 giornate, tutte dedicate alle visite specialistiche presso la sede della Lega Lotta ai Tumori dell'ospedale di Latina. Questa era l'ultima notizia di oggi. L'appuntamento è alle prossime edizioni di Golfo News.